Benvenuti a mio ombre in un nuovo episodio su Pokémon Diamante Lucente. Prima di riprendere la nostra avventura, intanto vi faccio sapere che nelle schede, in questo episodio e in tutti i prossimi a venire, troverete sempre il link alla playlist completa, così nel caso vogliate recuperarne qualcuno, potete sempre farlo in tutta tranquillità. Seconda cosa, piccolissima novità, ho aggiunto alla mia squadra un Bidoof. Perché? Ero andato a caccia di Pokémon selvatici giusto per livellare, ma di un livello soltanto, non volevo poi andare troppo avanti con i livelli, i miei Pokémon, e così ho fatto. Piplup è al 9, Shinx al 6, Starly al 5, e visto che mi sono imbattuto in un Bidoof e visto che dobbiamo completare il Pokédex al 100%, ho pensato di catturarlo. Lo abbiamo in squadra, dubito fortemente che sarà un Pokémon che ci porteremo dietro per troppo tempo, ma ce lo teniamo buono lì, che si sa mai, insomma, potrebbe farci comodo, ecco. Allora, a questo punto dobbiamo recarci nella scuola per allenatori. Ehi tu. Ciao allenatore, pensi di sapere molte cose sui Pokémon? In realtà no, ma sì. Capisco, sei un allenatore ben informato. Immagino che tu non abbia intenzione di andare alla scuola per allenatori, però ti consiglio di farci un salto comunque. Potresti scoprire qualcosa di nuovo. Sì, dobbiamo andarci anche perché è il nostro obiettivo. A giudicare dall'estetica, questa potrebbe essere la scuola, esatto. Quindi entriamoci subito. Eccoci qua. C'è Gary. Gary, dici. Ehi, Shadow, sei anche tu qui per imparare? Io ho già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna. In fondo il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon si facciano male durante le lotte, no? E allora, Shadow, qual buon vento ti porta qui? Hai qualcosa per me? Ah già, è vero, il pacco. È vero, me ne stavo dimenticando. Ecco a te. Che cos'è? Wow, è una mappa città. Ma perché ce ne sono due? Averne una è utilissimo, ma due non mi servono proprio. Tieni, Shadow, prendine una tu. Oh, che bello. Ecco la nostra mappa città. Vediamo. A giudicare dalla mappa città, il prossimo posto da visitare è Mineropoli. C'è una palestra, quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato. Sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. Ci si vede? Vediamo cosa c'è scritto sulla lavagna. Sulla lavagna sono descritti i problemi di stato che i Pokémon possono subire durante la lotta. Problemi di stato, vabbè, queste, insomma, cose che, anche se non sono molto esperto di lotte, fino a lì più o meno ci posso arrivare. Vediamo qua invece cosa succede. Chi sono questi tipetti? La pratica è meglio della teoria. Ti va di lottare con me? No. Ok, qui si possono fare allenamenti, imparare cose per tutti i novizi. Va sicuramente bene e forse farebbe comodo anche a me una qualche lotta di prova, ma andiamo avanti. Ma guarda, ti consideri un allenatore di Pokémon, ma non hai ancora il Pokécron? Lo sai cos'è, vero? Incredibile, sei un caso raro. Io sono quello che ha inventato il Pokécron e ora li produco anche. Non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi far altro che trovare 3 clown a Giubilopoli. Se li trovi, avrai in regalo un Pokécron. Addirittura. Eccone uno. Sono un clown della campagna promozionale per il Pokécron. Ecco la mia domanda. Un Pokémon guadagna punti esperienza e diventa più forte se sconfigge altri Pokémon? Ovviamente. I Pokémon diventano più forti se sconfiggono altri Pokémon nella lotta. Alcuni Pokémon addirittura cambiano completamente. Questo fenomeno è detto evoluzione. Eccoti il coupon. E vai, coupon numero 1. Bene. Bene, bene. Andiamo a cercare gli altri due. Non so se... Sì, penso che saranno tutti all'esterno, comunque. Ciao, io sono un clown della campagna promozionale. È possibile dare degli strumenti ai Pokémon? Sì. Sì, risposta esatta. Un Pokémon può avere con sé un solo strumento. In alcuni casi basta dare uno strumento al Pokémon perché abbia effetto. Nel caso delle bacche, invece, è il Pokémon a mangiarle quando ne ha bisogno durante la lotta. Eccoti il coupon. Coupon 3. Ah, perfetto, ho saltato il 2. Va bene. E... dove sarà il 2? Di qua? No, di qua. Andiamo in un'altra zona. Di qua anche. Mi sono perso qualcosa. Sono perso un clown? No, eccolo. Ciao. Parla. Ciao, io sono un clown. Sì. Anche le mosse di Pokémon hanno un tipo, come i Pokémon. Ehi, visto che bravo che sono, ragazzi. Mica simbole. Ok, coupon 2. Erano 3, giusto da trovare? Quindi, torniamo. E ci dà il Pokécron. 1, 2, 3. Fantastico, meraviglioso. Tieni allora. In cambio di coupon ti consegno questo Pokécron. Però.
Puoi rendere il tuo Pokécron uno strumento ancora più versatile aggiungendo delle app. Dai, premi il pulsante R e prova a usare il tuo Pokécron. Puoi attivare il Pokécron premendo il pulsante R e usare le applicazioni toccando lo schermo. Per chiuderlo tieni premuto il pulsante R. Ok. Quindi, proviamolo. Aha. Così lo chiudiamo, così lo attiviamo. Qui si vede l'ora, sì, sono le 13:48, quindi poco dopo che voi avete visionato il primo episodio. E poi cos'altro posso fare? Interagirci, per il momento non abbiamo altre app. Cosa abbiamo qui? Ah, ok. Squadra. L'ora. Una calcolatrice. Questo che diavolo sarebbe? Non ho capito. Va bene. Ok. Chiudi. Io lo terrei chiuso. Si sa mai. Poi quando sbloccheremo c'è un'app. Vabbè, adesso non vi dico nulla. Però magari in quel caso lì poi sarà utile tenerlo sempre in primo piano. Ma per il momento no. Allora. Shinx. No, volevo parlare qui. Io sono andato in questa scuola per allenatori. Credo che con lo studio anche tu potresti diventare un po' più forte. Può essere giusto, però... Andiamo avanti. Jubilopoli è stata costruita sul terreno scavato da una montagna. Hanno contribuito all'impresa anche i Pokémon e la gente di Mineropoli. Allora, mi piacerebbe tanto fermarmi a parlare con tutti gli NPC, ma andiamo avanti. Allora, mappa. Eccola qui. Consultiamo la mappa. Dunque, questa è la mappa rinnovata. Siamo qua e di qua non si può ancora andare. Temo. Ha detto che bisognerà andare qua. Infatti c'è anche la bandierina. Mineropoli. Qua ci sarà la prima palestra. Lo stesso Gary ci ha consigliato comunque di allenare i Pokémon. Ora, non mi ricordo a che livello avrà i Pokémon alla palestra, il capo palestra o la capo palestra. Chi si ricorda? Comunque, un po' li dobbiamo allenare. Questo è poco ma sicuro. Allora, voglio andare di qua perché forse c'è qualcosa che si può prendere. Vediamo se lo possiamo fare subito. Magari ho già saltato. Parliamo qua. Avevo un appuntamento con il mio ragazzo sul percorso 218, ma lui non c'è. Interessante. Credo che questo tizio che era qua dentro, in teoria... Vediamo, vediamo. Potrei sbagliarmi. L'amo vecchio è ottimo, non lo pensi anche tu? Sì. Ma pensiamo allo stesso modo. Prendi questo amo vecchio. Grazie. Ecco. Volevo prendere per l'appunto questo. E facciamo anche una cosa. No? Velocissima, ovvero proviamo a pescare un Pokémon. Ma giusto per, Borsa. Si possono impostare gli strumenti sui tasti rapidi. Sarebbe comodo. Assegna. Ah, ecco, vedi? Preferite allora che cacchio so. Vabbè. Perfetto, ci sono arrivato. Mi chiudi questo. Ottimo. Ha boccato un Pokémon. Allora, per pescare dovete praticamente assegnare, vabbè, come abbiamo visto, e poi premere il tasto meno. Quindi con la selezione dei tasti direzionali, prima lo selezionate, eventualmente lo strumento che volete usare, e poi andate con il tasto meno, per l'appunto. Dunque, qua abbiamo un Magikarp. In realtà a me i Pokémon d'acqua non servono in questo caso, perché ho Piplup, però se voi... Non avete scelto Piplup, come credo molti di voi, suppongo. Un bel Gyarados in squadra non farebbe una brutta figura, direi. Però io ti voglio catturare comunque perché... Pokédex. Giusto. Pick. Pack. Olé. Very good. Preso. Magikarp è stato catturato. Registriamolo anche nel Pokédex. Sale e sale di livello, ottimo. Si tiene il Pokédex. Si dice che sia il Pokémon più debole del mondo. Nessuno sa come abbia fatto a sopravvivere. Povero Magikarp. Ok, aggiunto alla squadra. Non voglio perdere altro tempo qua a pescare, perché direi che è il momento di andare verso la prima palestra. Però era una piccola parentesi che volevo farvi vedere. Quindi qua a sinistra potete recuperare l'amo vecchio. Proprio una mini guida. Dunque dirigiamoci a Mineropoli, dove c'è la prima palestra. Dovremo allenare i Pokémon, ma
tempo al tempo. Vediamo un po'. Ecco il nostro Gary. Come l'impressione che ci sfiderà. Ehi, Shadow, non dirmi che ora sei più forte. Io? C'hai bisogno di chiedere? Certo che sono più forte. Dai, mettiamoci alla prova. Ok. Allora, beh, sicuramente avrà Cartwig e Starly. Ok. Beh, noi partiamo con Piplup, quindi va bene. Dopo però switcheremo Pokémon, se non altro. Dunque, Pistolacqua. Ruggito. Vai. Non deludeci. Piplup. Eccolo là. Buono. Un altro colpo e lo mandiamo KO. Credi che sia finita qui? Io penso di sì. No, in realtà no ancora. Vai. Brutto colpo. Voilà. Perfetto. Livello 5. Riccio il scudo. Ok. Tartwig. Cambiamo Pokémon. Allora, io gli manderei Starly. Certo, ancora non ha mosse volanti, purtroppo. Però è sempre meglio degli altri, no? Vai. Beh, più o meno, in realtà. Dipende anche dal suo livello. Di sicuro minimo ce l'ha al 7. E io, quindi, sono già sotto di 1. Al 9, ci picchia, è più avanti di me. Allora sarà abbastanza complicato. Va bene. Almeno un attacco rapido glielo facciamo. Via. Azione. Poi lo cambieremo al prossimo attacco, via. Dobbiamo giocare da astuzia. Non ho allenato molto i Pokémon, eh. Come vi ho detto all'inizio, soltanto di un livello, ma un po' pochino. E è rimasto uno di vita, attenzione. Piplup, cioè, se mi fa una mossa erba mi smonta. Ah, non è a un livello in più di noi, è lo stesso livello, livello 9. Pensavo fosse all'8. Ok. Chi mandiamo? Shinx con Elettro, li facciamo poco. Beh, andiamo con azione. Li togliamo un pochettino, poi magari Piplup lo rimandiamo alla fine. Se ce n'è bisogno. Se ce ne sarà bisogno. Aumenta. Difesa. Esatto. Lotta. Azione. Yuhu. Ok, gli facciamo fulmi sguardo. Questo gioco qui, in questa generazione qui, non mi aiutano nemmeno con le mosse, perché non c'è scritto se è super efficace o meno. Per uno che non sa bene le debolezze e le resistenze, era una cosa abbastanza utile. Vabbè, ne farò meno, proverò con le mie sole forze. Togliamo praticamente nulla. Un altro colpo, lo reggiamo. Ma è giusto per togliergli qualcosina. Ok. Però questo scontro è bello carico di difficoltà. I PS del mio Pokémon sono bassi. Si prospetta... Non ho finito di leggere. Quello che è. Si prospetta un incontro epico. Bidoff. Ma vediamo se viene one shot. Abbiamo anche Magikarp. Attenzione, eh. Non ho nemmeno curato il Pokémon. Brutto colpo, ma allora. Vabbè, andiamo con Piplup. Speriamo bene. Se ci grazia non ci farà mosse di tipo erba. Altrimenti siamo spacciati. C'è poco da fare. Allora, botta per forza. Mamma mia. Quanta difesa ha Tartwig? Ne ha un sacco, maledizione. Secondo me non riusciremo mica a tirarlo giù. Dovrò usare pozione, tipo. Ruggito diminuisce l'attacco, quindi niente la difesa.
Sto già arrancando. Lo reggiamo un altro colpo? Penso di sì. Vabbè, facciamogli botta. Mamma. Non ero pronto per questo incontro. Ritirata. E che scatola, questo continua a aumentare la difesa, non gli faccio nulla. Non è che magari li togliamo di più con pistolacqua, anche se è poco efficace. Perché a questo punto... Vediamo. Forse gli abbiamo tolto qualcosina in più. Perché lui aumentando la difesa, botta, ovviamente è un attacco fisico. Me la rischio. Ti prego. Sì. Astuzia questa si chiama, astuzia. Mamma mia, con 5 Pokémon ho fatto fatica. Vabbè, 4, Magikarp non conto. Ok. Non abbiamo nulla contro Turtwig. Sì, Starly, ma ancora è troppo basso di livello. Non ha imparato niente. Ok. Tanto qua, grazie per l'exp. Sottocarica. Buono. Livello 6 di Magikarp. Magikarp si evolve al 20? Mi sembra. Quindi ci vorrà un po'. Ok, abbiamo vinto un po' di poche dollari. Abbiamo livellato, grazie Gary. Wow, vuoi dire che ho perso? Beh, le cose cambieranno. Questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più in gamba del mondo, lo sai che ce la farò. Prima di tutto dovrò mettermi alla prova nella palestra di Mineropoli. Mi allenerò duramente per questa sfida. A rimarcare che bisogna allenarsi un po'. Allora, beh, intanto andiamo a curare i Pokémon, mi sembra il minimo. Allora, prima palestra. Dovrebbe... non lo so, mi sembra roccia, può essere. Quindi roccia con Piplup. Siamo messi abbastanza bene, però comunque ancora è troppo basso di livello. Anche lui dobbiamo livellarlo. Andiamo qua. Ci sono altri allenatori. Ho già visto. Eccone uno. Li sfidiamo tutti perché ci serve exp. Expiamo, expiamo. In allegria. Dannazione, ma non è che magari ha... comparirà dopo la scritta super efficace. No, eh. Mi sa di no. Allora, usato subito dopo, aumenta anche la difesa speciale di Kilo. Potenza. Ah, vabbè. Andiamo subito di tuono shock. Ottimo. Non ho sbagliato i calcoli. Il problema arriverà specialmente quando ci saranno i Pokémon di doppio tipo, che magari si annullano le debolezze, è un casino. Le debolezze e resistenza andrebbero imparate come le tabelline, a memoria. Preciso, preciso. Shinx sale. Ottimo. Allora, Piplup ancora in forma, quindi possiamo rimandare la visita al centro Pokémon. Pokéball. E alla fine, all'inizio non c'è bisogno che acquistiate le Pokéball, perché ve le regalano, le trovate in giro. Lo sapevi? Il primo Pokémon a scendere in campo in una lotta è quello in cima alla lista. Direi che lo sapevo, sì. Ok. Altro percorso, cioè, sempre lo stesso qua che continua. Consigli utili, punti esperienza PP di una mossa sono l'energia necessaria per eseguirla. Punti potenza, non esperienza. Se un Pokémon esaurisce PP, porta in un centro Pokémon. Chiaro, claro. Vorrei vedere quali Pokémon si nascondono qua nell'erba. Però prima facciamo gli allenatori. No, non mi ricordo se... pensavo fosse erba. Invece no. A quanto pare, altrimenti resisteva. Buono. Attacco d'ala. Oh, finalmente. Un attacco volante. Ottimo. Che tristezza. Spiazza. Spiazza. Allora. Che diamine. Vediamo qui quali Pokémon... Ui, Abra. Bello, Abra. Non sarebbe male nel mio team. Anche se inizialmente non l'avevo previsto. Userà subito teletrasporto, immagino. Giusto? In teoria funziona così. Però... dubito fortemente di riuscirlo a prendere con la Pokéball subito così senza fargli alcun danno. Ci provo. Credo che utilizzi subito teletrasporto. Quindi, nel dubbio, lo catturiamo. Yes! Bella la Kazam. Ah. Beh, di sicuro ci sarà più utile di Magikarp. Dorme per 18 ore al giorno. Anche da sveglio si teletrasporta rimanendo seduto.
Ma senti, grande Abra. Non lo avrei mai detto di riuscirlo a catturare, di riuscire a catturarlo così. Bene. Ehi, avventuriera. Sì, vieni. Soccombi. Ok. Tra l'altro, presto, forse già domani, non mi voglio sbilanciare, ma forse già domani ci sarà la prima guida. Insieme ai canonici due episodi, quelli rimarranno fino alla fine, salvo imprevisti. Dunque, però, un bel percorso, ma ci può stare perché dobbiamo allenare i Pokémon, quindi va bene così. Boom. Ehi, tre salgono. Abra, imparami qualcosina, dai. Mi sa che non sono ancora pronto per sfidare una palestra. Decisamente no. Vabbè, continuiamo a salire. Altro allenatore, anzi allenatrice. Ho ottenuto una medaglia stupenda dal capopalestra di Mineropoli. Aia. Ha battuto la palestra. Come hai fatto a ottenere la medaglia? Impossibile. Non può aver ottenuto la medaglia con i Pokémon al 5. E il problema è che non sapendo a che livello sono nella palestra, rischio di o rimanere troppo indietro con i livelli o di andare troppo oltre. Io li porterei intorno al 12-13. Questa è la mia idea, però non lo so. Ok. Perfetto, grazie per l'exp e per i soldi, pochi dollari. Thank you. Ok, ho sbagliato a venire magari qui a sinistra. In teoria qui c'è uno spazio per pescare, però evitiamo adesso. Budiu, sei tu? No. Perfetto, dobbiamo entrare qua dentro. Ok. Mi ero perso la grotta, era grossa come una casa, ma dettagli. Allora, torno un attimo indietro perché devo curare i Pokémon prima di entrare nella grotta, nella caverna, quello che è. Volevo vedere se c'era un Budiu qua. Non lo so, mi sa di Budiu. E poi di solito, no, non sempre in realtà, però spesso quando un allenatore nel percorso ha un determinato Pokémon è perché magari in quel percorso lì si può trovare uno di quei Pokémon. Allora, non abbiamo segnato i Pokémon direttamente nel percorso della mappa, ma possiamo andare nel Pokédex e se abbiamo già incontrato un Pokémon scegliere Habitat e così possiamo vedere dove si nasconde. Comunque, come vedete, è qua, in questa zona qua. Ora, io non so se già ci posso andare, onestamente, forse sì, e quindi proverò ad andarci, anche perché un Pokémon di tipo erba mi potrebbe fare comodo. Quindi andiamo a vedere. O se magari il percorso invece è bloccato. Non è bloccato. Non andiamo su perché non voglio spoilerarmi nulla del prossimo luogo, ma giusto prendere Budiu, eh? Che ne dite? Qui c'è antiparalisi. Ottimo. Ma già si può salire nel percorso. Ah. Ok. Il problema è, riesco a schivare quegli allenatori lì per non farli subito? Vediamo. Vediamo se ci riesco, perché non lo so se qui Budiu può apparire o se è meglio andare in questo posto qua. Mi vede già da qui? No. Ok. Vediamo. Alla ricerca di Budiu. No. Ok. Ok, benissimo. Certo, avrei preferito prima trovare Budiu e poi affrontare gli allenatori per dargli un po' di exp anche a lui. Ma questa mi è venuta incontro così. Ok, allora. Cammino roccioso. Non lo so se qua si può andare. In quella caverna ci sono dei massi che bloccano. Perfetto. Serve una MN che ancora non abbiamo, quindi problema risolto. Ecco Budiu, finalmente. Super richiesto, super voluto, e ora lo sciottiamo. No, dai, speriamo di no. Pistola acqua? Mi sa che l'ho sciolto. No, dai, resisti. Bravo, Budiu.
sapevo che era poco efficace, ovviamente. Però, visto che ero parecchi livelli in più, credevo di togliergli più vita ancora. Invece così è perfetto. Non è molto efficace, lo sapevo. Paralizzante, bastardo di Mudiu. Tranquillo, ora ti catturo. Pokeball. Pokeball. One, two, three. Per il momento tutti i Pokémon sono entrati subito. Vabbè che siamo all'inizio, sono scarsi, eccetera, però ci sta. Buono. Pokédex. D'inverno chiude la sua gemma per resistere al freddo. In primavera la riapre per rilasciare il polline. Box del PC. Adesso ce lo andiamo a riprendere, naturalmente. Eccolo qua, sposta. E ce lo andiamo a mettere al posto di Magikarp, direi. Ok. No. Gyarados, gran Pokémon. Però sarebbe una ripetizione avere un altro Pokémon d'acqua, quindi preferirei evitarlo. Allora, torniamo qui a questo punto, affronto tutti questi allenatori qua. E poi ce ne andiamo verso la palestra. Mineropoli. Mineropoli. Ah, è vero! Che stupido! È vero, soltanto quando catturi un Pokémon hai più informazioni e può determinare se una mossa è super efficace, normale, eccetera. È vero, che sbadato. Ah, mi era completamente passato di mente questa cosa. Infatti, boh, mi sembrava strano. La cercavo l'opzione, però ho detto, bah, sono passati 50 anni, magari me ne sono dimenticato. Comunque, a parte quello, c'era o non c'era, non mi interessa, c'è e mi va bene così. Cura i Pokémon e ci vediamo di là all'ingresso della caverna, perché è ora di andare avanti. Eccoci qua. Entriamo. Troveremo qualche Pokémon qui? O solamente allenatori? No, beh, ci sarà sicuro anche qualche Pokémon. Non hai ancora molta esperienza come allenatore, vero? Non fa niente, l'importante è che anche tu ami i Pokémon. Ti voglio fare un regalo. Eccoti delle belle Mitty. Ah, Mitty 98? Credevo mi volesse sfidare. Meglio così. Spaccaroccia. A proposito di Mitty, ti permetto di insegnare una mossa a un Pokémon in un attimo. Dopo averlo usato, però, si rompono, quindi pensa bene su che Pokémon le vuoi usare. E visto che sei ancora un allenatore nelle prime armi, ti ho anche aggiunto una nuova funzione al Pokécron. È l'applicazione Mosse MN. Ah, questo è importante. Grazie ad essa puoi servirti di spaccaroccia per sbarazzarti dei piccoli massi che ti intralciano il cammino. Tuttavia, per poterla usare, dovrai prima ottenere la medaglia della palestra di Mineropoli. Infatti, le mosse MN diventano utilizzabili solo dopo aver ottenuto abbastanza medaglie. Hai un futuro brillante davanti a te. Non vedo l'ora di vedere quanto bravo diventerai. Ok, chiaro. Chiaro. Grazie al Pokécron le potremo utilizzare. Spaccaroccia. Non possiamo andare avanti. E andiamocene di qua. Ah, Pokémon così. Già, qui non si vedono i Pokémon, quindi ci possono essere ovunque. Geodude. Ci serve un Pokémon di tipo roccia in squadra? Beh. In realtà anche sì. Questa li togliamo poco, vediamo quanto poco. Troppo poco. Ok. Pistola acqua, lo distruggiamo. Quindi cambiamo Pokémon. Lo voglio catturare, ma come sempre, come tutti i Pokémon nuovi. Mudiu, vai, scelgo te. Riccio scudo. Assorbimento. A pelo, eh. Ogni tanto faccio ancora casino con tipi terra e i tipi roccia. Cioè mi sbaglio la debolezza. Vabbè. In questo caso ho fatto bene. Ok. Geodude, sei dei nostri? Yes. Per il momento lo terrei al posto di Bidoff, no? No? Anche se Abra non è molto utile, al momento. Conto che lo sarà presto. Non so quando inizia a imparare qualche mossa. Vedremo dopo, dai. Lo tengo lì perché Abra mi piace molto come Pokémon. Alakazam, vabbè. Ok, dati di Geodude, molti vivono sui sentieri montani e rimangono parzialmente sepolti nel terreno a osservare gli scalatori. Box del PC. Va bene, per il momento rimani là.
andiamo avanti. Allenatori, pieno di allenatori. Mi sa che non lo so se la faremo oggi, la palestra. Insomma, è una bella sfida. Impegnativa e lunga, più che altro. Comunque, vai. Cerchiamo di fare veloce. Piplap. Eccoci. Shinx, grazie. Preciso. Bel Geodude qua mi avrebbe fatto comodo. Comunque. Pistola acqua. Tuono shock farà male. Un po'. Non troppo. Siamo troppo più alti di lui di livello. Quanti allenatori ci saranno in questo cammino, percorso? Ne abbiamo già affrontati diversi, anche prima all'esterno. Quindi l'exp è garantita, se non altro. Via uno. Prego, avanti il prossimo. Ah, siamo già fuori. Budiu. E che scatola. Sempre Piplup davanti. Giustamente. Bot. Devo cambiare. Switch, switch. Il nostro Piplup, se non sbaglio, si evolverà al 16. Quel che ricordo. Starly. Crescita. Cresci, cresci. Intanto adesso ti becchi un attacco d'ala. E ti saluto, mi sa. Senza mi sa. Ciao. Buono lì. Ok. Psyduck. Tipo acqua. Cambiamo. Shinx. Vai. Avanti, Shinx. Distruggere. Antimeteo, va bene. Tuono shock. Very good. I Pokémon più vecchi me li ricordo un po' meglio rispetto a quelli... Beh, quelli di quarta gen in realtà poco, perché... è passato troppo tempo. E quindi sì. Qualcosina mi ricordo, qualcosina no. Allora, eccoci qua. E l'allenatore, non hai neppure una medaglia. Gli altri allenatori ti guarderanno dall'alto in basso come se fossi alle prime armi. Vieni, ti faccio vedere dov'è la palestra. Yes. La facciamo oggi la palestra? Mi sa che l'episodio, ragazzi, verrà bello lungo, ma anche con i tagli. Ma c'è qualcuno lì? Sì. È un tuo amico quel ragazzo davanti alla palestra? Ha un'aria così nervosa e impaziente. E Gary. Gary? Mm? Oh, sei tu, Shadow, ce l'hai fatta ad arrivare qui finalmente. Lento come al solito. Ci hai messo così tanto che il capo palestra se n'è già andato. Ha detto che doveva andare. Ah sì, alla cava di Mineropoli. Io ho già preso la medaglia, quindi a me non importa, ma tu... Ok, dovremo andare alla cava, perfetto, quindi non faremo oggi la palestra, ma domani. C'è un centro Pokémon per curare i Pokémon, almeno quello? Oddio, eccolo qua. Bene. Tante case, tante persone con cui parlare che magari possono anche dare qualcosa di interessante, ma non avremo troppo tempo per fare ciò. Quindi, ok, io curo i miei Pokémon... Salvo la partita. Esco. Non farò niente. Al massimo potrei parlare con qualcuno qua in zona. Ma non andrò avanti. Non livellerò. Non farò nulla. Perché secondo me abbiamo già livellato abbastanza. E anche perché probabilmente livelleremo per arrivare dal capo palestra. E salvo. Fine. Ci vediamo domani. 13:30 con un nuovo episodio. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti gli incontri tra cui messaggi trovate qua sotto nella descrizione e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.